Pietro Di Pellegri! Che cosa hai fatto, Pietro? È il gol più bello dell'anno e lo ha fatto colui che io considero l'erede di Wissam Ben Yedder. Prima di partire, ragazzi, volevo darvi una notizia importantissima, perché da questo episodio in poi avrete la possibilità di gustarvi, insomma, la carriera in live su quella piattaforma Viola, che non voglio citare per motivi legali, ma che vi lascio in descrizione, proprio nel primo link. Quindi in molti di voi si sono già goduti in live questo episodio, naturalmente però è preparato come al solito per YouTube, montaggio solito, e anche chi se l'è già visto in live ha la possibilità appunto di rigustarselo. Quindi link in descrizione, ora vi lascio la sigla e partiamo con questo nuovo episodio. Gran palla per Vardy, Vardy in fondo, mette dentro Kanté! Lo finta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski! Zielinski! 3-3! Pazzesco! All'83esimo! Chi vuole inserirsi, si inserisce, viene servito, attenzione ad Otto in area, Tchouaméni! Subito Tchouaméni! Manda ai quarti di finale il Monaco 2-1 nel segno di Tchouaméni. Ancora dai con la finta, poi con il tocco dentro per Golovin, adesso inizia, gioca malissimo e Golovin scava il pallone trovando anche il 3-1. Doppietta di Golovin, 9 in campionato e forse è anche il gol della serenità. Direttamente, lo insegue Fulghini, Pellegrini! Pellegrini! Doppietta! 3-1! E diretto, dentro la palla passa ancora Radonjic! 4-0 Marsiglia! Terzo posto e quindi per la Champions League direi che sarà lunghissima, perché ci sono 3 squadre a 51 punti. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo 12esimo episodio della carriera. Siamo nell'inizio del mese di marzo, come vedete, e lo ripeto, siamo sempre live su quella piattaforma Viola che vi lascio in descrizione. In descrizione però vi lascio anche altri social e link importantissimi, come il mio sito di maglie. Vi ricordo di acquistare con il codice sconto del 15%, che è Fede, tutto minuscolo, link appunto qui sotto in descrizione. Oltre ad Instagram, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare aggiornati su tutto. Detto questo però, andiamo subito a parlare di carriera, perché come vedete qui c'è il Nantes che va affrontato per i quarti di finale di Coupe de France. Sarà una partita importantissima dopo il passaggio del turno sofferto ma deciso da Tchouaméni contro il Montpellier. Nantes che riaffronteremo poi, sarà la terza partita dell'episodio valevole per il campionato. In mezzo Lille e poi questa simpaticissima sfida in casa dello Strasburgo. All'andata, ecco, a memoria, nello scorso episodio avevo detto: ricordo una goleada subita, non ricordo da chi. Io credo contro lo Strasburgo avessimo perso 4-1 in casa addirittura, quindi male male, bisogna vendicarci. Questa è la classifica live, insomma, con noi al terzo posto, però ci siamo lasciati così nello scorso episodio con le 3 squadre al terzo posto, noi, il Marsiglia e il Lille, che quindi affronteremo in questo episodio. Sarà uno scontro diretto molto importante. Detto questo però possiamo partire con l'episodio, quindi mettetevi comodi, forza Monaco, andiamoci a prendere la semifinale di Coppa di Francia, che ricordo è un obiettivo concreto in questa stagione per puntare ad alzare un trofeo. Sta pensando al ritiro Fabregas, come avete letto, lui che oggi non partirà titolare ma dalla panchina, era comunque uno dei giocatori a riscaldarsi con più entusiasmo proprio perché
pensando al ritiro, sarebbe un sogno per lui poter alzare un ultimo trofeo in carriera. Lui che ha vinto e giocato nelle squadre più importanti del mondo, ma chiaramente farlo anche con la squadra del Principato sarebbe un plus importante. Quindi buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio dal Louis II, quarto di finale di Coppa di Francia, Monaco contro Nantes. L'obiettivo è sempre quello lì che avete visto al centro, la finale del 5 giugno del Parco dei Principi, squadra che abbiamo già affrontato e battuto, il Nantes, in questa stagione, squadra che riaffronteremo poi in questo episodio tra qualche settimana, squadra che vogliamo battere anche oggi a casa nostra in un grande momento, ma reduci da una pesantissima sconfitta contro il Marsiglia, che ha creato una situazione in classifica intricata e da film per il finale di stagione. Questo è il nostro 4-2-3-1. Inquadratura per Golovin, che è uno dei calciatori più in forma negli ultimi mesi in casa Monaco. C'è stato anche qualche battibecco con il mister, ma è innegabile come il suo rendimento in campo si faccia sentire. E allora si parte con Pellegri, che è la vera e propria novità, l'avete visto, di questo quarto di finale, anche se si merita una partenza da titolare visto il buon momento, i due gol che ha segnato recentemente, e quindi dentro lui per farlo crescere al posto di un Ben Yedder che sta segnando tanto in campionato ma che oggi rifiata. Joic prova ad uscire su di lui, Florentino, arriva il tocco a sinistra, poi l'inserimento da parte di Koulibaly che batte subito le Comte. Partenza horror per il Monaco, quinto minuto, avanti il Nantes, ma soprattutto un gol preso in stile inizio stagione. Malissimo ragazzi, bisogna ancora evidentemente smaltire lo shock post 4 gol presi dalla Marsiglia, ma sicuramente questo non è il modo migliore per farlo. 1-0 Nantes, attende e poi apre, ancora per Touré, corre sulla linea del fallo laterale, prende molto campo Touré a moustache, arriva sul fondo e mette il cross per il taglio di Martins, che se l'è divorato, se l'è divorato completamente, un errore clamoroso del numero 11, clamoroso. Martins vuole il dialogo con Golovin, eccolo il triangolo che si chiude, c'è in zona Pellegri, servizio per lui, arriva Fofana, larghissimo Diop, ingresso in area e sinistro, 1-1, la riprende il Monaco con Sofian Diop al sedicesimo, sta segnando spesso adesso anche il numero 31, l'ottimo inserimento a sinistra, difende male il Nantes, mancino ad incrociare, battuto la Font, bene così, e ha chiuso l'uomo. Quindi Golovin, Pellegri però non scappa, sta facendo poco movimento senza palla, tanto invece quello di Jelson che adesso può ancora andare sulla destra, offrire il cross a Pellegri, arriva il pallone, lungo, controllo di Koulibaly che scambia con Lusa, in pressing Florentino e ancora bravo a leggere Aguilar, Jelson, Fofana, sale a destra Aguilar, vicino Pellegri, può puntare Palluà, aspettare rinforzi, innesca ancora Jelson! Martins! 2-1 Monaco! Comeback alla mezz'ora! L'abbiamo ribaltata con l'ennesimo gol stagionale dell'11 che si fa perdonare per l'errore precedente e porta avanti i suoi. E qui ancora molto bene il Nantes in uscita. Non sbagliano facilmente, anche se messi sotto pressione, poi grande lancio, forse un po' lungo per lo scatto di Koulibaly. Che infatti, no, ci arriva, finta il cross, ricomincia da Moustache, gira il pallone in zona Joic, altra apertura su Cirivella, poi Moustache, il dribbling su Touré, l'apertura per Cirivella, posizione regolare, un uomo a terra, Cirivella batte sotto le gambe le Comte, che poi se la prende con la difesa, ma l'errore è tutto suo, 2-2, io non ho capito cosa è successo a Badiashil però, che è rimasto giù. Rivedremo, ma intanto il Nantes ha rimesso in piedi la partita. Parte da destra, è caduto da solo Badiashil. Quindi Florentino per Golovin, potenziale ripartenza, sterzata del 17 che rischia. Pellegri, riparte Golovin, si apre anche Martins a destra, è una garanzia. Stavolta in ritardo Fabio, Jelson al cross per Golovin, la prende Girotto. Poi raccoglie Fofana, stop non perfetto ma servizio per Aguilar che vuole Golovin, ancora Fofana potente su Fabio, adesso confusione e poi fallo di mano di un giocatore del Nantes al 64esimo, punizione Monaco che va sfruttata sul pallone Golovin, 18 metri dalla porta di Lafont, la rincorsa, parte Golovin, vola Lafont,
Poi raccoglie Gelson, forte e teso in mezzo, Pellegri! La stoppa e poi calcia di sinistro, 3-2! Nonostante il miracolo di Lafont su Golovin, rimette comunque avanti la testa il Monaco con la prima cosa buona fatta da Pellegri in questa partita. Non ha toccato un pallone, movimenti da dimenticare, poi però incide così, pallone geniale di Jenson, forte e teso, così serviva, c'è anche una minima deviazione. E poi Pellegri batte Lafont, 3-2! Merito di Jenson sul gol di Pellegri, sono d'accordo ragazzi. Occhio al calcio di punizione. È pronto il 13, che sceglie il pallone morbido. Fabregas ha messo fuori, ma raccoglie ancora Jovic. Ha chiuso Saelemaekers, grande intervento del belga, che può volare in contropiede. C'è Pellegri che deve dare una mano. Per il momento Saelemaekers è isolato e anche defilato, quindi preferisce la sterzata. Serve un compagno in appoggio. C'è Gelson vicino, servito adesso, in mezzo solo Pellegri. Palla a cercare Pellegri che se l'alza e poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! Che cosa hai fatto Pietro? Che cosa hai fatto Pietro? 4-2 per il Monaco! Un gol da marziano di Pellegri! Che se l'alza e poi rovescia! Mamma mia! Mamma mia! È il gol più bello dell'anno e lo ha fatto colui che io considero l'erede di Wissam Ben Yedder. L'esultanza contenuta di Marconi, che però dentro sta godendo e lo vedete. 4-2 Monaco, mamma mia! Mancano soltanto secondi per un altro risultato importantissimo di una stagione che resta positiva, perché il Monaco vola in semifinale di Coppa di Francia nel segno di Pietro Pellegri, che fa solo doppiette quando gioca. Aveva segnato nello scorso episodio 2 gol in una partita di campionato, oggi ne segna altri 2 in una di Coppa, e il secondo in particolare è un gol da cineteca, è un gol da fenomeno, è un gol meraviglioso, è un Eurogol. Questi tutti i risultati dei quarti di finale. Il Paris che ha demolito con 4 gol il Brest, 4 gol che sono anche i nostri, contro il Nantes, ma abbiamo sofferto un pochino di più. Vince il Lione contro il Bordeaux in quello che poteva essere il big match del quarto di finale. Vince il Sochaux contro il Rennes, e quindi in semifinale c'è una squadra di seconda divisione. Questa è una vera e propria sorpresa. Ventottesima giornata di Ligue 1, l'obiettivo e sogno Champions League della Monaco passa soprattutto da questa partita, dalla casa del Lille, perché la classifica parla chiaro, 51 punti noi, 51 punti loro, oltre chiaramente alla Marsiglia, quindi questo è un vero e proprio scontro diretto che va affrontato nella migliore dei modi, e l'obiettivo è quello di tornare a casa con il bottino pieno, anche perché molti scontri diretti contro le big quest'anno, eccezion fatta per l'andata, penso, contro il Marsiglia, li abbiamo un po' steccati. Un'altra trasferta simile a questa poteva essere quella contro il Lione, in cui abbiamo giocato bene, ma abbiamo perso. E quindi oggi, oltre alla prestazione, ci servono i 3 punti, anche per dimenticare quella sconfitta contro il Marsiglia. In parte lo abbiamo già fatto con il 4-2 in Coppa, con lo splendido Eurogol di Pietro Pellegri, ma bisogna archiviarla del tutto, e per farlo 3 punti oggi sono fondamentali. David punta Badiashil, Araujo cerca subito spazio, lo insegue Aguilar, l'11 arriva in zona tiro, sterza sul sinistro, poi imbuca il pallone, Lecomte! Prima palla gol del match a favore del Lille, ci ha provato André, ha risposto Lecomte. Angolo battuto corto, Renato Sanchez va contro il muro Gelson Martins, e quindi può anche ripartire in contropiede il Monaco con la corsa del numero 11. Movimento di Ben Yedder, Gelson preferisce ragionare però e offre a Florentino, sta partendo Onyekuru proprio al limite, posizione che è regolare perché la bandierina resta giù, quindi Onyekuru cerca il pallone dentro, ha chiuso in qualche modo la difesa sull'arrivo di Wissam Ben Yedder, che come mi avete scritto adesso in live diventerebbe il giocatore ad aver segnato più gol nella storia della Ligue 1 solo se dovesse arrivare a 45, ora è a 30, dovrebbe farne 15 da qui alla fine del campionato. Non impossibile per lui, perché ne ha fatti 18 in 10 partite, ma sicuramente difficile. Sanchez dalla parte opposta, Saltayer affonda, mette dentro e stavolta Aguilar si immola. È un bel Lille in questo avvio. Alario, Renato Sanchez non supera Caio Henrique, che oggi
gioca al posto di Baloturé che riposa, le sta giocando praticamente tutte anche perché è di un altro livello, ma intanto Jensen, posizione regolare, Martins se l'è divorato, ma arriva per Yedder, se l'è divorato anche lui e poi Golovin, Magnan, che occasione tripla per il Monaco, lì sbaglio io con Jensen perché cerco un tocco morbido, ma eccessivamente morbido perché l'ho alzata poco, e poi miracolo difensivo su Ben Yedder. Un'occasione clamorosa, però forse la più clamorosa del match l'abbiamo avuta noi. Ora Jensen, inserimento di Ben Yedder, a tu per tu con Magnan. Ben Yedder l'ha messa sul fondo, e questi di solito non li sbaglia. Finisce 0-0 il primo tempo tra Lille e Monaco. Tante occasioni, prima meglio il Lille, poi è uscita la squadra di Marconi, ancora 0 gol. E questo è un risultato che non accontenta né una né l'altra, perché il Marsiglia potrebbe approfittarne. Salemakers disturbato, non tiene il pallone, bravo Araujo. David, Mitroglou, occhio ad André con campo, palla dentro, Sanchez, fortunatamente non ha servito Mitroglou. E poi altro intervento fondamentale di Aguilar. Salemakers perfetto per Tchouaméni, guardatevi Sam, Tchouaméni lo serve in contropiede, dalla parte opposta Onyekuru, corre Ben Yedder, guarda Onyekuru, lo serve adesso, Onyekuru, sempre nel finale, sempre all'83esimo, 1-0 Monaco, un gol pesantissimo, pesantissimo, di Onyekuru. Può anche vedersi poco, ma poi nel finale segna sempre lui. Assist di Ben Yedder, che ha capito che non era la sua giornata dal punto di vista realizzativo. E si è reinventato, rifinitore per il mancino al volo di Onyekuru. Gol di una pesantezza unica. Ultimi secondi di partita. André. C'è Mitroglou. Ricomincia da Sanchez. Ayer! Non si fa passare mai e fischia tre volte l'arbitro. Vince il Monaco, torna a farlo anche in campionato dopo i 4 gol presi dalla Marsiglia. Il morale oggi sì che si rialza, perché avevi perso uno scontro diretto come quello contro l'OM e ne hai vinto uno oggi ancora più importante, perché voli a più 3 su Lille in attesa della partita proprio della Marsiglia. Sei da solo terzo in classifica. E il Marsiglia non riesce nella nostra stessa missione perché non segna nel finale, 0-0 sul campo del Rennes. E questo significa soltanto una cosa: siamo soli terzi in classifica, a meno 10 dal Lille, poco importa perché l'obiettivo non è il secondo posto, anche se poi ovviamente non ci accontentiamo, noi vogliamo puntare sempre più in alto e sognare nel finale di stagione altre 10 partite da giocare, soprattutto per difendere quella posizione lì. Intanto, prima di pensare al Nantes, assieme alla chat in live, abbiamo giustamente pensato di accrescere anche la nostra primavera, di promuovere qualcuno al vivaio, ma è un vivaio un pochino scarso attualmente. E quindi tre osservatori, che sono Paul, Manchar e Krali, mandati in Belgio, in Italia e in Brasile. Lui stava seguendo giocatori in Francia, ma non ha combinato nulla dall'inizio dell'anno. E quindi, insomma, questi sono i tre paesi. Consigliatemi anche qui nei commenti altri paesi in cui, appunto, secondo voi ci sono giocatori interessanti. Onyekuru da Golovin, sta andando come un treno, a destra Jelson, potenziale prateria, sì, perché la mette giù bene e poi cerca subito il cross sul secondo palo. La Font dice no a Ben Yedder, che torna sul pallone, diventa buono per Baloturé. Altro tocco dentro, Golovin si gira, cerca ancora Ben Yedder e stavolta la tocca piano e non sbaglia, fa 31 in campionato, fa 1-0 Monaco al nono del primo tempo. Nantes che almeno per il primo quarto d'ora aveva gestito molto meglio in Coppa, più possesso, più tranquillità, oggi sbagliano molto e noi ne vogliamo approfittare. C'è Martins che attacca, poi crossa, Ben Yedder, 32 e 2-0 Monaco al 16esimo, e ce l'hanno regalato questo gol. E allora Onyekuru, Golovin, vuole palla lunga, Ben Yedder ha tagliato, servito, posizione regolare, ancora Ben Yedder, segna in tutti i modi al 23esimo, è già 3-0, è già tripletta, è 33, 33esimo gol in campionato per un marziano. E adesso noi vogliamo continuare a giocare, continuare a divertirci, corre Jelson, entra in area, rimette dentro, 4-0, 4-0.
4 gol di Ben Yedder, che ha deciso di batterlo questo record, perché fa 34. Era a 30 prima dell'inizio della partita. Banale ricordarlo, ma insomma, sempre da sottolineare. Golovin allora, con Ben Yedder che parte, Golovin in zona tiro, scava invece per Ben Yedder! Contro le leggi della fisica! 5-0! 5 gol del capitano! Questo è di sinistro, di controbalzo, non lo definisco più bello di quello di Pellegrini per il semplice fatto che è meno realistico secondo me, qui c'è molto di FIFA e poco di vero calcio. Che bel gol però. Golovin evita l'uomo, lascia Florentino, c'è ancora Ben Yedder, lavora di suolo e poi di sponda, Aguilar, parte Gelson, servizio per lui, in mezzo c'è Florentino e c'è anche l'autogol di Castelletto per il 6-0, horror la partita del Nantes di oggi, 6 gol come in Coppa, solo che quella volta loro ne avevano fatti 2 e noi 4, oggi 6 noi e chiuso anche il primo set. Movimento di Ben Yedder, servizio per il capitano che viene incontro, ma finisce qui. 6-0 del Monaco contro un Nantes inesistente. Anzi, qualcosa hanno fatto, praticamente un autogol, coronando la festa del 6-0. Gli altri 5 sono di questo Marziano, che fa 35 in campionato. Mancano 10 gol per il record totale e storico in Ligue 1. A noi invece manca una partita, l'ultima, contro lo Strasburgo per un regolamento di conti per chiudere questo episodio meraviglioso. È pronto Lienhard con il sinistro verso Simakan, alla messa fuori da Aïd Ben Nasser. Seri, non arriva il capitano, il tocca allora per York che cerca dentro il gol di Lienhard. Ha bucato completamente le conte. Evidentemente è la nostra bestia nera lo Strasburgo. 1-0 col gol del capitano. Apre, bravo a velare Golovin per Salemakers. 1 contro 1 e salta l'uomo. Poi apre per Aguilar. Tocco centrale, Ben Nasser. Si inserisce Salemakers, ottimo pallone per il destro e l'1-1 di Alexi Salemakers. Gran gol del belga che ha avviato l'azione, poi si è buttato dentro per ricevere il tocco di Aïd Ben Nasser. Ancora Aïd Ben Nasser. Ben Yedder stavolta va dentro Ben Nasser, servito. Occhio al movimento e il ritorno del capitano, mandato in porta. Ben Yedder scava così! Scava così! 2-1! Mamma mia! Magico! Il capitano, non so neanche più come esultare quando segna lui. Sono 36 in campionato, che in Serie A, per farvi capire, è il record. E qui il 36esimo così è pazzesco. Torna a premere tanto adesso la squadra di casa. Seri. Spazi intasati. Thomasson trova comunque Lienhard. Zona tiro. Lienhard affonda Le Comte. Istinto puro qui per Le Comte. Che poi giustamente dice, ma perché ci devo pensare io? Siete in 5 lì davanti. Ha ragione. Aveva tentato di immolarsi Badiashile non trovando la deviazione. Adesso Seri dalla bandierina verso Ayorke. 2-2. Era nell'aria. Era nell'aria. Thomasson fa correre Kaci. Arriva sul fondo. Attenzione allo Strasburgo. Ayer. Benissimo. Aolu cerca spazio. In buca con Badiashile. Perfetto anche qui alla Ayer, che ha fatto crescere sia lui sia di Sasi, e adesso va la verticale per Salemakers, che ha preso ancora il tempo e accende il motorino fino in fondo. Salemakers! Ancora Alexis Salemakers! 3-2 per il Monaco! Doppietta del belga! La prima con la maglia del Principato! Ancora avanti noi! Ancora su Tchouaméni. Aguilar sta andando e Ben Yedder pure! Per chiuderla questa volta, corre il capitano, occhiata in mezzo, stavolta sponda per Golovin sul difensore. Però l'arbitro fischia la fine, nonostante l'occasione fallita nel finale. Comunque 3-2, vince comunque il Monaco anche sul campo dello Strasburgo. Devo dire, con tanta sofferenza, soprattutto negli ultimi minuti. Ma contro questo avversario abbiamo sofferto all'andata, quando abbiamo perso malissimo per 4-1, abbiamo sofferto anche al ritorno.
ma era abbastanza logico. E allora, a 8 giornate dalla fine, quindi a 2 episodi di campionato sostanzialmente dalla fine della Ligue 1, questa è la situazione. Noi siamo a meno 8 dal Lione, quindi attenzione, non escludiamo il secondo posto se continuiamo così, perché stiamo vincendo praticamente tutte. Siamo a 60 punti, a meno 2 c'è il Marsiglia, a meno 6 c'è il Lille, adesso un po' in ritardo. Lo Strasburgo giustifica il metterci in difficoltà con una classifica comunque positiva. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Vi ricordo che se volete seguirlo in live c'è la piattaforma Viola che vi lascio in descrizione. Per il resto, supportatelo con un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, oltre che naturalmente passare in descrizione anche per il link relativo al sito di maglie, codice Fede, tutto minuscolo, 15% di sconto. Un bacione da un Fede sbocciato, never give up e alla prossima, ciao!